Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come dice qualche personaggio fallito de merda. Oggi faremo un video con la donna profetica, la splendida donna profetica. E... mazza che braccio, e ho messo due per girarmi, cantato grosso. E vi faccio oggi la donna profetica, giudicherà il fisico di alcuni gin toker e tiktoker, si chiamano così, non la sentiti mai? No. E vi faccio vedere, tu ci dirai se secondo te sono natural o no, te la senti? Sì, sì. Ora partiamo dopo la sigla, però mi hanno segnalata per copyright, la metto o no? No. Vabbè, mo vediamo, ci vediamo dopo. Piccola pubblicità da marchettaro. Se non vuoi diventare short come il kebabaro, vai su Prozis e inserisci il codice sconto Il Profeta. Chi fa acquisti superiori a 60 euro, programma progressioni in omaggio. Tiè. Allora ragazzi, partiamo subito col video. Ti faccio vedere questo ragazzo. Lui si chiama Mattia Cadino, viene dalla Sardegna. Ti dico subito che è giovanissimo, c'ha 18 anni, 20 anni c'ha. Si vede. Allora, questo è il fisico suo, qua lo vedi, no? Ti faccio vedere qualche posa. Allora, ti voglio far vedere anche qui i deltoidi. Allora, innanzitutto che ne pensi fisicamente? È messo bene, è messo male? Sì, sì, è proporzionato. C'è un bel fisico? Sì. Ok, ora ti faccio vedere, ecco, te volevo far vedere le cosce. Enormi. Sono grosse le cosce, sta messo bene come ragazzo. Allora, c'è anche questa foto di com'era prima. In 3 anni si è trasformato. In 3 anni sì, da 17 a 20 anni. Che ne pensi secondo te? Non sembra natural. Poi c'è scritto anche natural. Dove? Sopra. Ah, ecco, dici che magari uno puntualizza. Beh sì, effettivamente uno che sta puntualizzando magari natural. Ad esempio io al profeta ci ho bisogno. Tiene a essere natural. Forse magari la trasformazione è così tanto grande che lui dice famo sottolineare, perché la gente potrebbe pensare che sto dope. Vabbè, io comunque sono naturale e ho bisogno di scriverlo. Però allora, secondo te, a parte sono anche molto le foto, magari le fa pure tattiche, che magari hanno belle camere, la luce, sì sì. Quindi secondo te sto ragazzo, diciamo, natural o doped? Doped. Ok, secondo una profetica doped. Passiamo al prossimo. Ora te ne faccio vedere un altro. Umberto Miletto. L'ho risentito. L'hai risentito? Sì. Allora, guarda il Miletto. Che ne pensi di questo fisico? Natural o doped? Natural. Beh, ti dico solo che viene chiamato anche Umberto Spaghetto, eh. Natural, da cosa deduci che sia natural? Perché molte persone l'hanno messo in dubbio il suo essere natural. Hanno detto, secondo me, te pie bombe a spaghetti. Che dici? Secondo me no, è molto magro. Cioè, asciutto, è magrolino. Magrolino, bah. Ti dico la cosa, su questo personaggio siamo un po' in contrapposizione, cioè nel senso io invece penso che sia assolutamente doped. Lo vedo soprattutto dei due spaghetti che c'ha su a posto delle braccia. E vedi sti spaghetti? Secondo me no, è natura, fa molto cardio pure. Ho capito, ma come fa a fare sta cosa con i piedi? Come con i piedi? Hai visto che ha fatto, tiè? Che è da doped. Vabbè, sei una donna profetica e natural. Sì. Umberto Spaghetto, natural, te saluto Umberti. Ok, donna profetica, ora te ne faccio vedere un altro. Questo pure è un ragazzo giovanissimo che comunque sta sempre su TikTok. William Sghinolfi. Calcola, c'ha 20 anni questo pure. Mi sa che pesa 108 kg, mi sa, una roba del genere. Che ne pensi innanzitutto del fisico? Cioè, senza volo da fan oppure che sì. Fammi vedere. Guarda. Bene. Stiamo a vedere su Instagram. Le gambe. Allora, le gambe. Sopra, le gambe. No, di solito questi gin toker ce l'hanno, eh. Ma sembra natural. No, questo, l'altro. Sì, va sicuramente. Benissimo. Non lo so. Boh, sembra natural. Non lo so. Ok, sembra natural. Cioè, te dico, c'ha 20 anni, pesa sui 108 kg. 100 kg. 81 kg. 2 anni e hai preso 12 kg. Madonna, 12 kg di muscoli. Ma non puramente di muscolo, impossibile. Boh, può essere anche natural. Secondo me è natural. Ok, secondo la donna profetica, William Sghinolfi si chiama così. È natural. Ok, quindi... ora passiamo a un altro personaggio. Qua c'è la gente che strilla. Che cazzo che strillate. Lui si chiama Leonardo Spolli. Questo qua è un ragazzo che ultimamente, diciamo, sta nel settore, almeno su YouTube. Ma l'ho detto prima, comunque era sempre attivo. Giovanissimo pure sto ragazzo. Questo ha 20 anni. Ha fatto anche una gara. Questo è il suo fisico. Che vorrebbe? Pare il re, pare Eminem. Vediamo il fisico. Poi è bassetto, mi sa che è alto 1,73 m.
Ma qua sono tutti i video però. No, 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 questo non è natural. Dici che non lo è? No. Allora, ti dico soltanto che in un video che ha fatto, cioè lui è molto sincero pure come ragazzo, ha detto che siccome sta facendo le gare, che lui se andrà ad alti livelli sicuramente si doperà. Quindi ha detto io non... anticipato. Però dice che lui qui è natural. Secondo te qual è la tua opinione? Non sembra anticipato i tempi. Guarda tu. Guarda, io ti dico la verità, secondo me è natural, perché è alto, sì, 1,73 m, secondo me sì è natural, ma amo, secondo me sì, perché sì. A parte è molto definito, poi è molto basso pure come quello, bisogna calcolare. Che c'hai contro i bassi? Guarda, ti dico, sì, è molto squartato, è tirato, però uno basso è pure più avvantaggiato, devi pensare, poi da tirato ovviamente c'è tutta la qualità che viene fuori, secondo me è natural, poi sono 10 anni, no, 7-8 anni che si allena da ragazzetto proprio. Vabbè, secondo te dici te no? No. Come fisico ti piace? Sì. Sì, ma si è fatto biondo, ha fatto tipo Eminem. Fatte moro che è meglio. Fatte moro, spolli che è meglio, ha detto la donna profetica. Allora, secondo te lui doped? Sì. Passiamo al prossimo personaggio. Ti faccio vedere un altro personaggio. Lui è chiamato Ergommone, lo chiamano. Erciambellone. Master Wallace. Allora, lui c'ha 60 anni. Ah. No, non è natural. Dici di no? No. Da cosa lo deduci? Non lo so, aspetta. Innanzitutto tu sei una donna pitbull, non è possibile. Dice un sacco di cazzate. Dice un sacco di cazzate. Ma che sta Dio? Ah, cioè, un po' offende il re del bodybuilding. Lui è il re del bodybuilding. Lui si allena 3 volte alla settimana. Ti è, i cosce ti piacciono? Sì. Sì, sì. Lui praticamente è alto 1 metro, un pacco di fagioli borlotti. E pesa 98 kg da tirato, dice, aspetta, che sta all'8% anche, molto facile. 8%. De grasso, eh. Allora, eccolo, tu che dici? Con sta maschera ti piace? No. Fisicamente ti piace? Vabbè, dai, sì. Beh, per 60 anni alla fine sta bene, il profeta lo pia sempre per culo, però alla fine sta bene per 60 anni, che gli può dire a zio Masterone. Allora, braccio che babbaro ti piace? Dai, sì, sì. Da 8%, sì? No, però... Quanto sarà di grasso? Non lo so, 20, 30. Ma secondo me è da 118, 20, sta. 20, non lo so. 20% di grasso la donna profetica, master. Ha detto la donna profetica, so. Giudizio. Non lo so. Guarda che mo te fa una live e te via per culo, master. Guarda, c'ha la donna pitbull, c'ha tutte le teorie sue. Secondo te no, allora? 60 anni doped o natural? Doped. Doped, perché però lui fa sempre le lotte contro il coso lì, il bodybuilding dei doped, dice sempre vi prendete le porcherie, cioè lui ha fatto proprio una lotta da 40 anni contro i doped. Beh, tra il dire e il fare c'è de mezzo? Il mare. Ah, che babà, mi sa che la donna profetica ti ha dato doped, ti ha dato picche. Vediamo l'ultimo personaggio, mo te faccio vedere quest'ultimo personaggio molto discusso ultimamente. Ti faccio vedere l'ultimo personaggio di sta carrellata di oggi. Lui si chiama Danny Enrico, appena vinto una gara, mo non mi ricordo che gara ha vinto, gara natural, eccolo, c'ha 20 anni. Svenato, mamma mia. Doped. Doped subito, proprio senza pensare, cioè fisicamente ti piace come... Sì. C'ha un bel fisico. Sì. Punto forte, beh, anche le gambe sono messe bene. Braccia. Spalle. Beh, molto proporzionato, c'ho pure la vita stretta. Da cosa deduci che sia doped? Che te fa pensare? Troppo tirato. Troppo svenato. Svenato, tirato. Vabbè, c'ho pure delle masse comunque importanti alla fine. Sì. Cioè, lui come ragazzo, diciamo, è molto... Cioè, nei video è molto sincero, parla in maniera naturale. Cioè, io ne seguo tanto, non c'ho niente contro di lui. Però, guarda. Questo di quando è? Adesso che ha fatto la gara. Vabbè, già che fa le gare... Ah, tu dici c'è uno che fa, non esiste nelle gare natural? No, no, no. Quindi secondo te niente da fa, doped assolutamente. Sì. Mi sa che adesso non so quanto pesi, sinceramente, che vorrei darti pure un po' di dati, comunque 1,75 m dovrebbe essere. Spellato, bello spellato, Spellato. Spellato. Niente, secondo la donna profetica Danny Enrico, allora è doped. Oh, se metti caso non lo sei, è un complimento. Ti guarda qua. Pure i capezzoli. Ah, i capezzoli. Oh, lo sai l'altra volta? Brava, mi ha mandato una foto. Cioè, la gente pensa dopo che te le prepari. Un ragazzo mi ha mandato una foto, mi ha fatto vedere insomma il capezzolo qui, tipo ginecomastia, no? Mi hanno detto.
Però lui sta cosa, però, cioè, a sua discolpa, ho visto che ce l'ha avuto in tutti i video. Cioè, in tutti i video, pure quando stava in fase di massa, ci ha sempre avuto, sembra, non so, un difetto genetico, ma non lo so. Se fosse ginecomastia sarebbe grave. Quindi tu, secondo te, già vista la zinna, dici che. Dici che è un po' calata. Ma quale? Alla sinistra? No, il capezzolo! Ah, come vedi? Che dritto! È troppo dritto! Boh, sa. I capezzoli dritti così sì in genere, no? Non lo so, ma sì, chi c'è? Potresti capezzoli? Era pronto pallattao? No, che c'è capezzoli, forse i capezzoli, non lo so, che io sappia. Ok, so. Io sinceramente questa cosa non lo so, però uno mi ha mandato una foto, mi ha detto che, dice, guarda, c'ha la ginecomastia, però a me... Ma i capezzoli, io dico, non il pettorale. Sì, sì, non i capezzoli, questa la ginecomastia che c'ha... Sì, sì, c'è... Ma ha mandato uno la foto e mi ha detto, profe, che dici? Io ho detto, ammazza, se è così non si salva nessuno. Però ho visto altri video, anche quando stavo comunque nelle fasi di massa, come era sempre, c'ho sempre avuto un po' sto... Che cazzo è sto capezzolo eretto? Vedete che ha rapato. Vabbè, allora lui dice doped per questi segnali. Sì, sì. Va bene, ragazzi, allora, se vi piace questo tipo di format e dei contenuti, ovviamente fate una cosa, iscrivetevi, condividete. Dio, non potete condividere sti befani. Condividete... Condividete. Ti e poi te condivide. Condividete. Cioè, non rompete il cazzo e condividete, perché questi vogliono gli argomenti, vogliono l'intrattenimento e poi condividono. Non manco se scrivono. Ti e poi scrivete, perché magari a te le sentono. Sicuro. No, vai, vai. Come vado? Condividete un po' sto video. Sto condividete cazzo. Un po' sto video. Sto cazzo di video. Sto cazzo di video. Cazzo, dai, condividete, mettete un mi piace. E se vi piace faremo anche la parte 2, perché c'ho un par di personaggi in mente. Poi ti faccio vedere. Va bene. Ci vediamo al prossimo video, anzi al prossimo video. Video. Come dice Ercallis. Dai, Gallas, ci vediamo al prossimo.